E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti, sono sempre io Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Ragazzi carissimi, siamo sempre su 7 Day to Die, ragazzi, e vi ricordo che praticamente abbiamo scansato una notte terribile in questa specie di biblioteca, insomma, ospedale che sia. Siamo nella città di Gravetown e adesso ci siamo prefissi quello di perlustrare questa città meravigliosa. Vi faccio vedere, ed eccola qui. Quindi è abbastanza grande, non so se poi dovremmo ritornare per passare la notte qui. Sono le 10:13 del mattino del quarto giorno e siamo ancora vivi, ragazzi. Iniziamo subito a perlustrare le cose, perché siamo morti, vi ricordo, con il livello Warrior un po' di volte. Non so dove andare perché questa città è veramente molto molto grande. Vorrei prendere del legno perché ho visto che la notte, diciamo, è leggermente utile, quindi non voglio trovarmi questa volta. Forse è meglio sprecare un po' di tempo a prendere il legno per poi, insomma, tranne il beneficio la sera, perché non siamo riusciti a fare anche il fuoco da campo. Ce la siamo vista solo così per cercare di sopravvivere. Come, ecco, abbiamo preso un coso di legno, questo penso ci basterà. Adesso proseguiamo, proseguiamo, andiamo a vedere un attimino se c'è qualcosa in giro che ci può essere utile. Ok, c'è dell'acqua, la mettiamo qui. Ok, cercherò, ragazzi, di non caricare più. Ma avete cazziato, ma voi mi cazziate perché avete ragione. Rendete giorno dopo giorno Mujahideen sempre più bravo. Poi perché non devo caricare? Perché sembra che i proiettili vadano persi nel serbatoio. Nel senso, se io sparo un colpo. Questo è uno spider zombie incastrato nella. Ecco, a questo punto avrei ricaricato. Avete visto che bravo? Vi sto ascoltando. Oh merda. A questi livelli, porca miseria, alcuni. Anche se li sciotto, ce ne vogliono due di colpi. Aia. Aia. Chi è? Chi è che mi ha preso? Oh, quella merda di. Guarda quello schifo. Ma vomita. Che schifo. Guardate, ecco perché. Vedete come si carica male? Oddio, mettiamoci qui dietro. Ok, ti devo fare fuori perché sei un ciccione di merda. Ma no, ragazzi, ma questo. Porca miseria, ragazzi, ma. Incredibile questo. Porca troia! Ci ha ammazzati questo figlio di puttana! Questo livello è incredibile, ragazzi. E va bene ragazzi, poco male, siamo rispawnati vicino a quel punto lì. Il respawn sembra semplificato a questi livelli, ringraziando il cielo. Avete visto che mena picchiano da paura, questi fanno veramente molto male, insomma. A questi livelli qua dobbiamo stare molto attenti. Io riandrei a prendere il mio fucile a pompa, sinceramente, doveva essere da queste parti. Quel coglionazzo di merda. Aia, ma quanto sfama. Porca miseria! Va bene, non abbiamo capito che questo non vuole proprio morire. Ok, vieni qui, dai. Adesso è una cosa personale, tramette brutto ciccione di merda! Vaffanculo! Oh cazzo, chi sono questi qua? Quanti ce ne sono, ragazzi? Quanti ce ne sono? Ormai. Ok, dobbiamo cercare di ammazzarli tutti. Ste coglie. Ok, vediamo un po' se c'è qualcosa. Ciccione di merda, mi ha ucciso, mi hai fatto passare 10 minuti di merda. Ah, ecco qui la mia roba, prendiamola ragazzi. Prendiamola. Ho solo due colpi. Ah, vedete che i caricatori vengono sempre in aiuto. Questo cos'è? Un altro fucile, 17 proiettili. Ho il fucile da caccia, io quasi quasi ne prendo un altro. Ok, dovrei iniziare a prendere sto fucile da caccia, secondo me. Allora, stiamo andando alla cazzo, ragazzi, perché. Stiamo sbagliando qui, quindi questa l'abbiamo vista. Andiamo a vedere questa casa qui. Questa casa qui sì. Mi piace perché la vedo. Ah, fucile a pompa, ottimo. Altri proiettili, mettiamoli qua. Un altro fucile, una pompa. Che è pure bello nuovo, diciamo, insomma. È bello da quando vengono fuori le cose usurate, diciamo. Secondo me il gioco ha preso un aspetto diverso. Perché prima quando trovavi qualcosa era letteralmente nuovo, insomma. E qui non c'è qualcosa su cui possiamo andare. Come si fa a salire? Ah, di là. Ok. Andiamo a vedere. Queste case sono completamente distrutte. Ma tra l'altro io sono rimasto affascinato perché, essendo malato di questo videogioco, vado spesso e volentieri anche sul forum. E ho scoperto alcune cose che non so, spero siano vere, ma è bellissimo. Insomma, in questa città, Gravetown,
In sostanza, dovrebbe esserci, no, non c'era niente di che, dovrebbe esserci praticamente un diario di un sopravvissuto. Su questo diario di sopravvissuto, e dovremo cercarlo, non dice dove, ovviamente, dove cavolo è, in questo diario del sopravvissuto praticamente viene specificato come è nato il virus, ossia il paziente zero, così viene definito. Praticamente il primo infetto del gioco, dove... Oh cazzo! Cane di merda, vaffanculo! Culo. No, vedete che caricare non è proprio una bellissima idea a volte, perché ti carica sempre nel momento più sbagliato, vabbè. Però io vi ascolto comunque, sono sempre qui, ma qui non abbiamo niente per porca miseria, non abbiamo preso quella roba per non sale proprio, ho bisogno proprio di antistaminici qua. Non siamo fregati. Va bene, prendiamo. Stavo dicendo questa cosa importante. In questo diario che vi dicevo, praticamente dovremmo ipoteticamente trovare dove si trova il paziente zero. Questa è una porta, guardate qui che meraviglia. Questo lo vedo abbastanza sicuro. Magari possiamo passarci la notte. Ecco, lo desideravo tanto e l'ho trovato. C'è qualcuno che mi vuole bene lì su. Ah, meno male, perché sennò qua, porca miseria, con la pistolina non ci faccio niente. Io vado giù di pompa, perché qui a questi livelli non gli fai quasi un cazzo con... Poi ci sono i cani, avete visto come corrono? Quello non mi ha visto, bene. Di qua forse si può passare, ok, vediamo un po' su. Ci sono delle sedie, bene, delle sedie, non ce ne facciamo una merita mazza. Nel cestino, mi avete detto che si trovano belle cose, infatti non c'è niente. E va bene, qui c'è della cartaccia. Una scrivania, bene, stiamo trovando un sacco di proiettili che possono esserci utili per la notte. Questo fucile qua io è stupendo, voglio assolutamente ripararlo. Vediamo qui che cosa c'è, niente. Allora, ripariamo questo fucile che è a canna lunga. È bellissimo questo fucile qua. Allora, questo, ok, no, questo va bene, l'abbiamo già riparato. Però il fucile a pompa. Eccolo qua, canna lunga. Anzi, lo mettiamo pure su perché beh, questo arriva. C'è una gittata incredibile, cavolo. Gittata di muerte. Niente, ok, andiamo. Qua non c'è nient'altro, niente, scendiamo giù. Bene, bene, bene. Ok, andiamo per usare altre case. Ah, roba da mangiare, bene. Dove vai? Bello, c'ho il fucile nuovo adesso. Non so se mi spiego, ti fa male, eh? Allora, abbiamo... Mamma, ancora, pump, bomb, cazzo, pump, bam. Oh, vaffanculo, metto qua dietro, vediamo se... vedi che Muge è furbo, eh. Vieni qui adesso, vieni. Mamma mia, che sciotta questo qua, eh. Questo... Mamma mia, quante botte. Ok, il poliziotto ha droppato qualcosa da mangiare, benissimo. E stiamo andando avanti, ragazzi, speriamo bene, perché la vedo molto critica la situazione. Questa, stiamo andando un po' alla cazzo perché è enorme, c'è un palazzo grande perché hanno detto molte persone ci sono i nidi di vespe, non so, nidi di varie cose, di bestiacce, insomma. Cerchiamo qui, è pieno di roba ragazzi, ci sono tante scrivanie, tante... Una cassaforte, le cassaforte le adoro, ecco perché le adoro, guardate qua che meraviglia. Il lanciarazzi, vi faccio felici, ok? Vi faccio felici perché io so che voi mi seguite, io seguo voi, e allora niente. Allora, vi prendo questo coso, me l'avete consigliato tutti, io secondo me moriremo, eh? Al primo colpo moriremo come delle banane, ma non ce ne frega niente, prendiamo sto cazzo di razzo spaziale, magari per la notte ci ritornerà utile. E se ne vedranno delle belle. Allora, vediamo qui. Niente, qua non c'è niente di particolare. Però lo vedo abbastanza sicuro questo posto. Io quasi quasi, sapete cosa faccio? Faccio un letto che possiamo rispawnare qui. Perché non ne abbiamo uno. Cioè, secondo me qui non è un buon posto per... Mi sembra abbastanza sicuro. Non lo so, ragazzi, voi che dite? Cioè, è vero che è aperto, però... Diciamo sempre meglio di niente, ci... Magari... Oh, qua si va su, aspettate, forse è ancora meglio qui su. Sì, qui è ancora meglio. Guardate qua! Grandissimo! Questo va benissimo qui, ragazzi. Lo facciamo diventare il nostro respawn. Oh, merda, c'è un'ape lì giù. Sì, io direi di sì, mi piace. Allora, poi proseguiamo subito, se no non riusciamo a vedere niente, perché qua il tempo vola, sono già le 15. Allora, mettiamo a terra il nostro letto qua. Ok, lo mettiamo qui. Oh merda, l'abbiamo messo proprio una chiavica.
Allora, questo qui non si può togliere, sto coso, è bruttissimo. Togli questo. Togli via, non ci piace. Mettiamoci il nostro. Qui. Uno. Perché? Perché non lo metti? Ehi. Ma cavolo, ho combinato. Oddio. Oddio, ma ha fatto. Ma li ha combinati? Ma che cosa ho fatto? Ho preso l'altro materasso e me li ha combinati. E non so più adesso cosa. Non lo mette più a terra. Mi ha combinato. Forse ci vuole più spazio. Non lo mette giù. Oh my god. Allora, calma, facciamo come avete detto voi. Si mette giù con Q. Ecco, fa il rumore del ferro e letto perché ovviamente è sempre stato così. Ma questo qui è diverso se non sbaglio. Si era buggato forse, ragazzi, lo sapete, credo che si sia buggato il. Oh, mettilo qua. Ma cos'è? Ma che sta facendo? Ma che succede, ragazzi? Volevo mettere sto benedettore. Forse riprendendolo rifunziona. Vediamo. Rimettiamolo qui. Ok, voglio metterlo qui. Oh mio Dio, ma non mi dire che non è incredibile. Vabbè, non riesco a capire. Non riesco a capire cosa sia. Infatti adesso è venuto fuori quel letto lì. Non so cosa stia succedendo, ragazzi, ve lo giuro. Non volevo fare un letto perché in modo risponavamo qui nel caso in cui morissimo. Ecco. Dai, metti sto cazzo di letto da qualche parte. Qua. Niente. È impazzito, ragazzi. Va bene. Io credo sia buggato. Perché. Basta, prima l'ultima volta mi sono rotto i coglioni. Poi se ne vado a fare in culo il letto, eh. Allora, rimettiamo di nuovo qua. Ok, ah, mettiti qua. Ma cazzo! Non lo mette, non lo mette, ragazzi. Non gli piace questo posto? Vediamo qui. Niente, niente. Allora, vaffanculo, tu letto di merda. E sayonara, andiamocene. Andiamo via di qui, andiamo per illustrare altre cose. Nidi, ci sono dei nidi di. Ah, ma anche qua. Devo stare più attento la prossima volta. Sto prendendo un sacco di frecce, perché. Un sacco di queste piume, perché la mia speranza è di fare l'arma dei miei sogni. Aia, ossia praticamente la. Mamma mia, mi sto massacrando. Praticamente come si chiama? Non l'arco, la balestra. Mi piacerebbe un casino, mi piacerebbe. Ottimo, tante cose da mangiare. Qui non c'è niente. Avevo visto su. Bah, avevo visto da su delle. Ok, andiamo in questo qui grosso. Andiamo in questo qui grosso. Direi di proseguire. Questa Grave Town è bellissima. E quindi, ragazzi, come vi dicevo prima, io vorrei trovare questo diario perché viene spiegato. Oh, ma lì non è la nostra, vero? È un'altra casa. Ma che bello questo posto. Praticamente è il paziente zero. Dobbiamo trovarlo tramite questo diario che praticamente ti dice dov'è il paziente zero. E sembra che sia un laboratorio sotterraneo in Grave Town. Quindi praticamente, ragazzi, chiunque lo trovasse e mi dicesse dov'è, insomma, perché voglio farci un video, perché poi entriamo nel laboratorio e per uccidere questo mini boss, probabilmente il paziente zero, perché il virus è nato proprio lì, da questo personaggio qui, quindi sarei veramente curioso di vedere cosa succede, come va la storia, insomma. Sarei veramente contento perché secondo me è una figata questa. Mamma mia, ma dove stiamo salendo, ragazzi? È enorme la situazione. Guardate qui, guardate, qua è bellissimo. No, io ci voglio riprovare, ragazzi. Ma qui sarebbe veramente, secondo me, un posto ideale per rispawnare. Non capisco perché fai capricci oggi. Mettiamolo qua, dai, cambiamo slot magari, eh. Dai, dai, mettilo. Dai, 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 perché non me lo metti? Maledetto! Maledetto! Vaffanculo. Non capisco perché. Incidenti. Vabbè, era un posto sicuro lì. Stiamo salendo sempre più in alto. Vediamo un po'. Guardate qui che posto. Mamma mia, oh. È bellissimo. Ok, ci siamo. Mettiamo anche questa qui. Forse sì, riusciamo a mangiare. Ci sono scrap metal a volontà. Benissimo. C'è un nido d'uccello qui, bellissimo tra l'altro questo posto, altre piume, bene. Le uova non so come usarle, però. Cos'è sto coso? E che cos'è?
Mai visto sta roba qua? Ragazzi, hanno inserito un bordello di cose. Adesso la ripariamo e la usiamo per sfizio, per vedere. Come si chiama? Wrench. Ma sembra che sia una specie di chiave inglese gigante per fracassare crani. Adesso la proviamo. Dov'è l'altro? Scusa, ne ho presi due. Oddio, ma io sto impazzendo oggi, ragazzi. Oh, non funziona più nemmeno cazzo. Non lo so. Mi sparisce la roba da sotto al naso. L'ho buttata a terra. Io veramente non capisco, cioè, che sta succedendo qua? C'era un wrench qui, me lo sono sognato, l'ho visto io prima, uno e ce ne deve essere un altro. Ne ho presi due, ne ho presi due, dov'è? Wrench. Porca miseria, ma cos'è? Non c'è. Va bene, vai a fare in culo. Allora, proviamo questo coso così. Eh sì, immaginavo, è una chiave. È velocissima! Bellissima questa chiave inglese, veramente bella, però cazzarola, ne avevo trovate due, potevo ripararla un po'. Niente, va bene. Che incazzatura, cioè, non so, io penso sia buggato, ragazzi, che bene i proiettili, sì, però questa roba qua no, così. Così non si può. Non mi piace, cioè, continuiamo a perdere roba, voi vi dite, Muggia, ma si non solo i proiettili, qua mi sembra che sparisce un po' di tutto. Oh cavolo, ma qui sono le 19:32 mentre noi cazzeggiamo, porca miseria. Porca miseria, siamo qui, io direi passiamoci la notte perché qua la situazione è veramente brutta, nel senso che allora, vorrei fare come abbiamo sempre fatto, se riusciamo, un bellissimo focolare. Ah, fuoco da campo, vedrete che le cose andranno molto 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 meglio, perché il fuoco da campo tutti sappiamo che porta grande fortuna, benessere e felicità. Allora, finalmente, grazie, vi raccomando, mi ringrazio comunque perché siete sempre gentilissimi. Io non, infatti non riuscivo più a craftarlo, non mi sono cambiato il craft, non so perché hanno voluto cambiare. Che cazzo fai? Ecco, ecco qui, quindi ne mettiamo anche un po'. Così siamo. Ah, già mi sento meglio, ragazzi, con questo fochettino così carino. È tutt'altra sensazione. Mettiamolo anche di lato qua. Si è appizzata in aria praticamente, va bene. Abbiamo più possibilità di sopravvivere se vediamo, perché l'ultima volta, anzi sapete che vi dico, io andrei anche di sotto a metterle. Così abbiamo più visibilità, perché qua non si sa mai come finisce la cosa. Allora facciamo così, ne mettiamo una anche qua. Ok, come si scende di qui? Mettiamo una qui. Ok, tanto poi li facciamo, dai, chi se ne frega. Va bene ragazzi, quindi vi stavo dicendo una cosa importante, scusate se mi interrompo ogni tanto perché poi mi trovo a fare sempre altre cose, ma è importante ragazzi che troviate questo diario, insomma, che è importantissimo perché possiamo ritrovare questo laboratorio segreto che in questa città, è in questa città, in Grave Town, un passaggio sotterraneo probabilmente, dove andremo a scoprire e a uccidere questo mini boss che se è il paziente zero sarà fortissimo evidentemente. Ma dopodiché probabilmente troveremo del materiale, delle cose che ci diranno come è finita la storia, di cosa si tratta, come mai è scoppiato questo virus e tante altre belle cose. Va bene, con questo è tutto per adesso. Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, vi saluta, a presto e ciao.